si ringrazia la Spoleto Credito e Servizi per la fattiva collaborazione. Ballerina da non perdere. Escursionismo. Sport fluviali. Sport estremi. Enogastronomia. Spiritualità. Paesaggi. La comunità montana della Ballerina sostiene e valorizza il territorio. Federico Capelli e Tommaso Zavo sono i vincitori del premio Socially Correct. Come si diventa creativi? Ci si sveglia la mattina e si sente un po' di creatività e si inventa una campagna pubblicitaria. Come funziona? No, diciamo che è difficile, cioè è difficile. Comunque viene tutto da un lavoro che non è poi totalmente divertimento, è stato puro. Sono brainstorming, impegno in base a quello che comunque il cliente vuole ottenere dalla campagna, quindi diciamo è un lavoro difficile anche per capire qual è realmente l'idea che, come in questo caso, può vincere il concorso. È difficile. Avete vinto sostanzialmente uno stage presso la Sacci & Sacci. Quali emozioni ci sono? Quali aspettative? Beh, è estremamente emozionante perché è una delle, forse l'azienda più ambita da, anche dagli studenti, anche nel corso che stiamo seguendo è sicuramente la più ambita, e penso che molte persone siano entrate in questa azienda dopo sacrifici, impegni professionali, quindi per noi è un privilegio assoluto quello di poter entrare così dopo un premio senza una gavetta molto lunga, sì. Si ringrazia Guido Baldi Allestimenti per la fattiva collaborazione. Tempietto sul Clitunno, candidato a patrimonio mondiale UNESCO. Banca Popolare di Spoleto, la tua banca nel centro Italia. Banca Popolare di Spoleto, una banca in espansione. Dal 1895, la tua banca. L'uomo qualunque, nella schiena dei partiti affondo le unghie. Io non sono di destra né di sinistra, sono un uomo qualunque. E lo Stato è demagogo, nel sistema bipolare non mi ci ritrovo. Ferma tutto, e devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi è nuovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima, che su questo porto getta più benzina. Ma non c'è più l'uomo qualunque, tutti sono qualcuno. Tutti sono in vetrina, io diventerò qualcuno. Ecco perché diventerò qualcuno. Se vuoi parlare un po' con me,
Thank you.